Siamo stati tra i primi a fare un esposto in merito ed anche noi siamo parte lesa. Lo chiarisce il sindaco di Nocera Inferiore, Mario Torquato, in merito all'indagine sull'inquinamento del fiume Sarno avviato dalle procure di Nocera e Torre Annunziata. Chiesta della Procura ben venga, anche perché i primi ad aver fatto un esposto sulla materia siamo stati noi un po' di tempo fa. Ovviamente chiedono documentazione anche ai comuni ed è opportuno che la Procura faccia questo lavoro per capire qual è la posizione dei comuni. Il comune di Nocera ovviamente è parte lesa in questa vicenda, perché noi non abbiamo né la gestione delle risorse idriche né di quelle finanziarie né la competenza normativa. Vorrei ricordare a chi lo avesse dimenticato che per protesta oltre un anno fa scendemmo al fiume a Ferragosto per chiedere alla regione di sbrigarsi, all'ente idrico di sbrigarsi, alla GORI, che è il gestore di servizio, di sbrigarsi. Gestore di servizio per le acque fognarie, per i sistemi di collettamento e il beneficiario del finanziamento regionale per la contrattualizzazione. La GORI sta tenendo un atteggiamento singolare, dice che non provvede, nonostante l'aggiudicazione di gara, e questo lo faremo presente alla Procura, non prevede l'aggiudicazione di gara nel mentre che non ottiene l'erogazione materiale del finanziamento da parte della Regione. Ma la GORI è percettrice di una quota per le depurazioni di sistema fognario, quindi non può tenere in stallo questo tempo di attesa alle nostre comunità. Parole, quelle del sindaco, che arrivano mentre si continua ad operare su tale fronte. È infatti a Sarno finito sotto sequestro il depuratore di un'azienda conserviera. I legali rappresentanti sono stati denunciati dai carabinieri del NOE per scariche abusive nel Rio Foce.